ci troviamo qui sulla provinciale Avezzano Luco De Mazzi. Bene, durante l'allargamento della sede stradale, ecco qui hanno, questo che l'hanno scavato, non lo so, questo è un pezzo di muro, reperti archeologici esistenti e persistenti. Guarda, questi hanno più di 2000 anni. Continuano a passare le auto. Vediamo qua le altre mura archeologiche. Oh! Ma hanno pure sotto terra, La cosa strana è che non esistono per nessuno. L'estensione è estesa di queste mura. Lo seguono sopra, vanno sotto. Vedete, queste c'hanno più di 2000 anni. La cosa strana è che siamo qui a 4 metri e confine dalla strada principale. Ecco le altre mura. Il muro continua qui. Sì, continua anche qui. È molto esteso, non so che c'era qui. Addentriamoci qui. Andiamo qui. Qui sopra. Ah sì, c'è danno nelle bilette. Questa è storia. Ma nessuno la vede. Tantomeno è censita. Guarda, sono dei muri possenti. Questa è la larghezza, quasi 2 metri. Sarebbe la parte posteriore. Proseguo di qua. Passa in qua. E che era qua? La città è veramente estesa. Estesa. Guarda. Cioè, con tutta questa archeologia si vede qua, non è che c'è bisogno di scavi, almeno questi che si vede, guarda che mura possente, è bellissima, però non esiste, hanno finto di non vederla, guarda, ti chiarite così. Vabbè, adesso pubblico questo su YouTube, non interessa a nessuno, perché logicamente questo da fastidio a qualcuno. Da, comunque io lo pubblico. Guarda la macchina. Sta pure qua sicuramente. Facciamo ai piedi. Qua c'è un ampio spiazzo. Ai piedi della montagna. E qui in poche parole ci troviamo sul lato nord dell'area archeologica città Ancizia, che dista a sud solamente verso il cimitero circa 500 metri. Ecco qui, cioè questa archeologia evidente, palese, che nessuno la vuole vedere, nessuno la censisce, non è censita, ho pubblicato pure altre volte questi video. Non so perché non viene recuperata questa archeologia. Qui si può fare benissimo un turismo archeologico. Allora, questa è la strada provinciale Luco De Mazzi Avezzano, anzi questa strada provinciale conduce anche da Sacco, dove anche la Cuccia. Quindi qui c'è un ampio spiazzo per fare il parcheggio per il turismo archeologico, quindi si comincia da quest'area archeologica. Vi ho fatto vedere quella vasta estensione di mura archeologiche e poi si prosegue a sud salendo verso ovest a circa 500 metri di distanza da qui, dove c'è l'area archeologica della città Ancizia. Vabbè, comunque buona giornata a tutti, oggi che 27 ottobre 2011.